Dir dann gut zu betreffen. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Le preposizioni sono parti invariabili del discorso. Ciò significa che sono parole che non cambiano in singolare o plurale o maschile o femminile. Sono sempre così. Possono essere semplici, come di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, o articolate. Si chiamano articolate quando sono fuse ad un articolo determinativo. Gli articoli determinativi sono il, lo, l'al, i, gli, le. Ad esempio, alla è una preposizione articolata perché composta dalla preposizione a più l'articolo femminile la. In analisi logica o sintassi, le preposizioni ci aiutano a capire i complementi indiretti. Ad esempio, il complemento di specificazione che risponde alla domanda di chi, di che cosa, il complemento di termine che risponde alla domanda a chi, a che cosa, eccetera. Nessuna preposizione della lingua italiana ha l'accento. Di con l'accento non è una preposizione, ma è una parola che significa giorno. Per esempio, la fine di lunedì, giorno della luna, martedì, eccetera. A con l'accento non esiste. Da con l'accento è verbo dare, terza persona singolare del presente del verbo dare. E non è certamente una preposizione. In con l'accento non esiste. Con l'accento non esiste. Su con l'accento non esiste. Non scrivetelo mai. Per con l'accento non esiste, tra con l'accento non esiste, fra con l'accento non esiste. Arrivederci.